Allora, con Nicola Tempini, che oggi ci ha mostrato questa bellissima realtà bresciana, presente ormai da più di 100 anni a Brescia, è un incontro davvero interessante, lo ringraziamo e lo aspettiamo qua, lo aspettiamo a San Filippo. E che impressioni di questo primo contatto con la squadra ci sono state oggi? E un piccolo resoconto di questo incontro, insomma. Ah, positive, nel senso che abbiamo parlato, abbiamo visto, abbiamo condiviso quelle che possono essere anche iniziative future. Mi piace molto questo concetto, ovviamente, della brescianità che c'è nella squadra, e quindi non vedo l'ora di andare a vedere una nuova partita a San Filippo. Tempini 1921, che si conferma come realtà che offre un assortimento completo di proposte a tutti coloro che devono rinnovare casa. Sì, noi, il nostro core business è pavimenti, rivestimenti e tutta la parte dell'arredo bagno. Noi commercializziamo e installiamo o posiamo i nostri prodotti proposti tramite i nostri consulenti, quindi da quel lato sono persone preposte a seguire i privati piuttosto che i professionisti, oppure persone preposte per seguire i grandi cantieri. Ecco, noi operiamo in tutta la zona, oltre a Brescia e provincia naturalmente, anche in tutta Lombardia, ma anche nord e centro Italia, quindi insomma questo è il nostro raggio d'azione, nel quale insomma andiamo e cerchiamo di soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Sì, a livello di pavimenti e rivestimenti abbiamo tutto quello che si può mettere sia a terra che sulle pareti, quindi dalla ceramica al parquet, al marmo, all'linoleum, PVC, alle resine. Nei rivestimenti c'è la carta da parati, oltre a questi prodotti, e poi tutta la parte di arredo bagno che dai sanitari ai rubinetti, alle docce, alle vasche, ai mobiletti, tutto quello che riguarda anche il private wellness, tutto, insomma, tutto quello che può servire all'interno di una casa. Abbiamo delle persone con esperienza all'interno del negozio che seguono i clienti che entrano o fanno da supporto ai professionisti per far sì, insomma, che si riesca a realizzare la casa dei propri sogni. Allora, noi abbiamo il negozio a Brescia in via Pietro Würer 147, dove c'è il Borgo Würer. Il negozio è aperto dal martedì al sabato, dalle 9 a mezzogiorno e mezzo, dalle 2 e mezza alle 7, quindi sabato orario completo anche nel pomeriggio. Si può venire anche senza appuntamento, oppure chiamare e fissare un appuntamento e verrete accolti da uno dei nostri consulenti. Sono rimasto veramente ammaliato dalla loro struttura, dalla loro organizzazione, ma soprattutto dei prodotti che presentano. Non è altro che una positività per me e anche e soprattutto per la nostra società avere uno sponsor che ci può dare tantissima sicurezza. Parlando di campionato, invece abbiamo l'ultima partita l'abbiamo vinta contro Santa Croce, una bella vittoria in casa al San Filippo. E quali sono state le sensazioni? Abbiamo fatto capire che siamo una squadra che può perdere con tutti, ma anche vincere con tutti. Sì, beh, questo dalla scopola che avevamo preso a Castellana Grotte, abbiamo guardato negli occhi gli atleti dicendo: ragazzi, cercate di dare quello che siete in grado di poter dare. Si è visto in campo contro il Santa Croce che se tu hai la convinzione dei tuoi mezzi e la convinzione di essere all'altezza di qualsiasi altro avversario, con la grinta e la determinazione si possono raggiungere determinati traguardi. Il campionato per noi è partito in salita, perché tra le avversarie che abbiamo incontrato le prime quattro sono tutte e quattro quasi ai vertici della classifica, quindi si spera in avversari molto più abbordabili. Il problema è che adesso più si procede nel campionato e più gli avversari giocano con il famoso coltello tra i denti. Sicuramente Ravenna è a nostro livello, però c'è sempre la determinazione dei giocatori, perché è la grinta che a questo punto fa la differenza. Speriamo in un risultato tra virgolette positivo, poter sempre muovere la classifica, perché noi siamo veramente, abbiamo dimostrato sia con Cuneo che con Santa Croce in casa di avere la costanza e gli attributi per poter giocare a certi livelli, ma noi la nostra pecca è la trasferta. Speriamo che con Ravenna ci sia la possibilità di concretizzare almeno dei punti per spostare, per continuare a muovere la classifica.